Buonasera, siamo presso l'ex Conservatorio Sant'Anna di Lecce per la mostra collettiva d'arte contemporanea. Insieme a noi c'è una degli artisti che sabato riceverà un riconoscimento per il suo impegno. Si presenti al nostro pubblico, anche se la conosciamo bene, ma ci spieghi anche un po' quello che voleva rappresentare con questo quadro. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Allora, sono Maria Torelli e, esatto come l'ha detto, vengo da molti anni e io ringrazio l'Accademia e tutti gli artisti francofoni che sono venuti con me e ho portato io un nuovo quadro che si chiama, infatti ha due titoli, il primo E voici e l'altro Stato d'anima, donc état d'âme. Stato d'anima perché? Perché io rappresenta, i colori rappresentano ogni periodo della vita e anche c'è i colori che si ripetono perché nella vita tutto non è lunghezza nella stessa strada, c'è delle cose che ritornano e anche c'è anche il nostro pensiero che ci porta nel passato o nel destino. Comunque, e poi questi paesaggi, questi pezzi di paesaggio, significa che c'è sempre nella nostra anima qualcosa della natura, del nostro legame con la natura. Ciao. Grazie, grazie mille. Maria Torelli. Io scherzo con Maria. Io purtroppo il telefono acceso tutto il giorno, 24 ore. E qualche volta all'una, all'una e 20, le due, non anti-meridian, post-meridian. Scusa. Manda messaggi, oh, dico, ma non dorme Maria. Eppure in Francia è lo stesso fuso orario dell'Italia. Prego. Sì. Allora è una sorpresa per Dario perché ho portato una sorpresa dalla Francia che ha preso 2 anni di contatti e di discorsi. Allora prenderò per una volta un po' di tempo per presentare la sorpresa. Sì. Lucia presa? No, la sorpresa. Ah, la sorpresa. Scusa. Comunque prenderò 10 minuti. Allora, per Dario. Buonasera, signore e signori, autorità civili, militari, politiche e associative, nei vostri gradi e designazioni, signore e signori ospiti. Sono onorata di essere tra di voi questa sera e vorrei innanzitutto ringraziare l'Accademia Italiana d'Arte nel Mondo, Associazione Culturale e il signor Dario Chiavarini per il loro invito. Prima di designare un breve profilo della Renaissance Française, quella istituzione che ha fatto la medaglia, devo ringraziare il signor Georges Paget, presidente della delegazione Poitou-Charentes, che mi ha trasferito i suoi poteri per questa consegna di riconoscimenti di onore. Di conseguenza, la Renaissance Française è un'istituzione che fu fondata nel 1915 da Raymond Poincaré, presidente della Repubblica Francese, per ripristinare i valori francofoni e lavorare per la pace tra i popoli. Fondata come stabilimento di pubblica utilità il 14 dicembre 1924, la Renaissance Française è autorizzata a concedere riconoscimenti. Inoltre è posto sotto l'alto patronato del Capo dello Stato, dei Ministri degli Affari Esteri, dell'Istruzione Nazionale, della Difesa dell'Interno. Ha sede a Parigi e il suo consiglio di amministrazione è composto da personalità di diverse nazionalità. Il suo emblema è l'allegoria greco-romana della dea Vittoria che rappresenta la vittoria sull'ignoranza. Il suo motto
promuovere la cultura francese e francofona, operare per la pace, distinguere i meriti. Oggi continua a agire a favore della pace attraverso la diffusione della conoscenza e della cultura, la tutela del patrimonio e dell'ambiente, la promozione delle professioni artistiche, l'assistenza alle minoranze linguistiche disperse, e cioè in uno spirito di dialogo, scambio e condivisione con tutte le altre culture. Proseguirò presentando il ritratto dell'insignito. Oggi ho il piacere di premiare il signor Dario Chiavarini per la sua professionalità come grafico perito e vicepresidente presso l'Accademia Italia in Arte nel Mondo, associazione culturale, soprattutto per tutta la cura che ha rivelato a mantenere il legame culturale tra i nostri due paesi, cioè attraverso l'impegno intellettuale e culturale che rivela verso gli artisti di qualsiasi attività, francesi e francofoni, e anche perché ha sempre incoraggiato le relazioni franco-italiane con la sua garbatezza, le sue competenze e il suo rigore quotidiano. Conosco già da parecchi anni il signor Chiavarini per la sollecitudine che dimostra a promuovere l'arte e gli artisti stranieri, per le sue premure e a valorizzare le attività artistiche in qualsiasi campo, e comunque confermo la sua pura dedizione a difendere la diffusione dell'arte e della cultura, a tutelare il patrimonio del suo paese. E finalmente voglio accennare l'importanza del suo contributo agli scambi culturali e artistici franco-italiani. A nome del presidente internazionale della Renaissance Française, il signore professore Denis Fada, e in virtù dei miei poteri che mi sono conferiti, sì, ti rimetto, Dario. No, onore. Vi posso assicurare che le spille sono lunghe, eh? Sì, allora, appoggialo nel taschino. Onorevole Dario Chiavarini, ti rimetto la medaglia della Renaissance Française per la divulgazione culturale. Grazie. Appoggialo. Diploma. Ah, pure. Grazie Maria. Grazie. Lo merita. Avete sentito? Grazie Maria, ti lascio il microfono. Al centro per la premiazione. Sì, allora. Comunque, a parte gli scherzi, ti ringrazio Maria per il pensiero, che non era concordato chiaramente, perché io non ci tengo tanto ad apparire, preferisco stare sempre dietro le quinte o comunque di stare un po' più nell'ombra. Ringrazio Maria per l'interessamento e per il conferimento, e ringrazio Maria anche per i rapporti che noi abbiamo, che intratteniamo con gli artisti francesi e francofoni, e per il grosso contributo associativo che Maria dà, ed è un contributo che tutti gli artisti, il contributo associativo fattivo all'interno dell'associazione, che è senza scopo di lucro, chiaramente lo si fa per la cultura, lo si fa per il bello, lo si fa per stare insieme, per condividere questi momenti, queste serate, e per far sì che ci si possa incontrare artisti, chi viene dalla Turchia, chi viene dall'Ungheria, dalla Francia, dal Belgio, dagli Stati Uniti. Insomma, un momento bello di aggregazione che in definitiva rimane all'interno di ognuno di noi alla fine degli eventi che noi organizziamo. Grazie a tutti voi, grazie Maria, e il premio al campo 2024. Grazie. Allora, per la pittura e gli artisti, per tutti tra di noi, per tutti noi. Grazie.